Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di Roland TM1. Oggi vi faccio vedere questa centralina che può gestire contemporaneamente due suoni, ma infinite possibilità. Di cominciare, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale, ma soprattutto ragazzi, sul sito GasTube c'è un articolo che parla proprio di questa centralina, quindi ve lo lascio qui sotto in descrizione. Basta che cliccate sul link che c'è qui sotto e andate sul sito GasTube e fate un giro cose. Allora, parliamo di lei. Per prima cosa, come arriva questa centralina? Ci arriva con... dov'è? Questa scatolina qua. Qui dentro, ovviamente, oltre a trovare la TM1, abbiamo anche un cavo USB. Questo cavo qua, che è un cavo normalissimo, nel senso è un cavo USB da una parte, USB un pochettino più strano di questo tipo qua, che è tipo quello delle stampanti, ci servirà per fare alcune cose veramente fighissime, ma adesso non vi dico niente, ve le faccio scoprire dopo. Torniamo alla TM1, vi faccio vedere in 30 secondi tutti questi pomellini, cose qui che ha, e poi la montiamo e suoniamo. Per prima cosa, qui abbiamo due tasti più e meno, che di solito sono quelli che suoniamo col piede, sono uguali ai tasti che hanno i chitarristi per i pedali. In pratica, grazie a questi due tasti possiamo cambiare il banco di suoni. Ah, magari l'accendo. Questa Roland qua ne ha 15, poi in realtà non è vero, perché possiamo mettergli molti più suoni di quelli che ha lei, ma lo faremo con quel cavo che vi dicevo, vi ricordate? Oltre a questi abbiamo i pomellini qua sopra, che sono quelli che gestiscono praticamente il suono del nostro trigger. Qui possiamo modificare la sensibilità del trigger, qui possiamo modificare il pitch, qui il decay, cioè quanto vogliamo che decada velocemente il suono, e infine qui il volume del nostro sample, del nostro suono. Qui dietro invece abbiamo la possibilità, oltre alla pila, anche di alimentarlo grazie ad un alimentatore. Qui abbiamo l'USB che vi farò vedere dopo, promesso. Qui abbiamo l'entrata dei due pad, qui abbiamo l'output stereo ovviamente, e qui abbiamo l'uscita phones, cioè nel caso volessimo attaccarci e suonare in cuffia. Quindi andiamo a montarla e suoniamo. Collegare la TM1 è molto semplice. Io di solito vado a posizionarla vicino al Charleston, per essere veramente molto comodo a cliccare il tasto più, e con un movimento maggiore arrivo anche a cliccare il tasto meno, che però di solito uso. Successivamente andiamo a collegare il primo pad collegando il primo jack sull'entrata 1 e andandolo a collegare nel trigger della cassa. Collegheremo invece nel secondo pad il jack nella seconda entrata della TM1 e andremo a inserirlo nell'entrata del trigger del rullante. Quindi adesso la cosa che voglio farvi sentire è la varietà di suoni e la velocità con cui riusciamo a passare da un banco all'altro, cioè a passare da un suono all'altro. Vi farò sempre più o meno lo stesso groove, qualche passaggio, e vi faccio sentire i suoni della TM1 con e senza batteria, perché ovviamente può essere usata, come in questo caso, insieme al rullante. Come vedete, io ho sia il microfono del rullante sia il trigger, che non lo vedete ma comunque c'è ed è qui, e anche quello della cassa, ho microfono della cassa e trigger, ma io posso anche decidere di usare solo il trigger, oppure se è un pad elettronico, come vi dicevo, ovviamente il suono del microfono non esiste, quindi c'è solo il suono del trigger. Ve li faccio sentire un po' tutte e due. Andiamo.
Dopo aver fatto questo, dopo avervi fatto sentire tutti i suoni, che poi in realtà non ve li ho fatti ancora sentire tutti i suoni della TM1, perché ce ne sono veramente un'infinità. Se ve li facessi sentire tutti staremo qui fino a domani. Però adesso, se ad esempio andiamo sulla lettera E della nostra TM1 e suoniamo il rullante, o anche solo il bordo del rullante, tanto comunque questo trigger qua prende anche il bordo, e se ad esempio vogliamo far sentire solo il suono del trigger senza far sentire il suono del rullante, possiamo colpire il bordo e funziona lo stesso, perché comunque il trigger prende lo stesso segnale, e quindi succede questo. Parte un loop che continua nel tempo, e la figata è che se noi, mentre facciamo suonare il loop, cambiamo banco di suoni, il loop continua a suonare, quindi noi possiamo andare ad un altro banco e avere quindi un suono di rullante cassa diverso e suonare sopra il loop. Questa è veramente una figata, vi faccio sentire. È arrivato un momento molto importante. Finalmente ce l'abbiamo fatta. A cosa serve questo cavo? Allora, praticamente, se noi andiamo a collegare questo cavo alla TM1, l'USB la possiamo andare ad attaccare a qualsiasi tipo di smartphone, di iPad, di tablet, perché c'è un'applicazione apposta per la TM1 che ci dà la possibilità di mettere dei suoni aggiuntivi che possiamo scaricare con l'app o sul nostro computer o come vogliamo. Ma soprattutto la cosa veramente figa è che possiamo andare a mettere noi i suoni che vogliamo. Come avete visto nella intro, io me la sono registrata con un microfono, ciao ragazzi, benvenuti, ho tagliato quel pezzo e me la sono andata a mettere sulla TM1. Gli ho detto: quando suono rullante dimmi ciao ragazzi e benvenuti. Quindi io ho suonato rullante e mi ha detto la frase. Poi cosa ho fatto? Ho registrato la seconda parte della frase e sono andata a metterlo di nuovo sulla TM1 su un altro banco. Quindi io ho suonato rullante e mi ha detto ciao ragazzi benvenuti, ho cambiato banco, ho di nuovo suonato rullante e lui mi ha detto la frase successiva. Questo è una cavolata ovviamente, ma lo possiamo fare per tutto. Se abbiamo un suono di rullante, un suono di cassa oppure un suono particolare, possiamo andare a mettere all'interno della nostra TM1 e suonarlo come vogliamo, suonando la cassa, suonando un pad, suonando quello che vogliamo. Andando sull'app, noi abbiamo la possibilità di modificare un sacco di cose. Per prima cosa, se sulla mia TM1 fisicamente clicco sul meno, mi cambia direttamente le impostazioni. In ogni banco possiamo vedere il trigger 1 e il trigger 2, e qui abbiamo la possibilità di fare un sacco di cose già con i sample che abbiamo. Possiamo andare ad aumentare o diminuire il gain, possiamo andare a dire il tipo di colpo che vogliamo dare, la dinamica, il pitch. Ci sono anche alcune cose che prima potevamo fare manualmente sulla TM1, ma qui abbiamo tutto molto molto comodo. E in più, se clicchiamo qua, abbiamo anche la possibilità di andare a cercare un sacco di suoni in più che ci possiamo scaricare direttamente dal sito della Roland, dove abbiamo tantissimi suoni. Come vedete, ci sono un sacco di suoni di casse, un sacco di suoni di percussioni, di hi-hat, effetti di qualsiasi tipo, e possiamo decidere il suono che vogliamo. Ovviamente però qui possiamo anche andare a cercarci nel nostro computer qualsiasi tipo di suono o qualsiasi cosa che vogliamo metterci, proprio come ho fatto nell'intro, come vi spiegavo prima. La possibilità che ci offre Roland di andare a collegare la nostra TM1 con l'app apposita, secondo me è una roba veramente da sfruttare. Già comunque la libreria Roland, no, è difficilissimo, non devo più dirlo, è veramente vastissima, ci saranno più di 100 suoni. E poi in più abbiamo la possibilità di metterci i nostri suoni, e quindi questa centralina può esserci veramente 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 utile. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete qualsiasi tipo di domanda, mi raccomando, scrivetemela qui sotto nei commenti. Se vi è piaciuto questo video, ricordatevi di mettermi mi piace. Vi ricordo soprattutto di andare a leggere l'articolo, raga, perché vi ho scritto delle cose in più, vi ho fatto un po' di foto così potete vedere bene la TM1, perché oggi ve l'ho tenuta in mano ma magari volete vederla meglio. E basta, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.